WPT Day 1B non è certo una novità vedere Mario Perati tra i primi del chip count per un soffio non in vetta. Che culi, raga, che culi. Niente, è tutto culo. Io non ho mai capito sto gioco, ma è tutto culo. No, insomma, sono molti a dirlo, vero? Immaginavo. Anche oggi ho giocato abbastanza bene, in effetti, anche se sono un po' stanco, però sono stato molto concentrato perché c'è stata una fase dove ho foldato parecchio e non è nelle mie doti foldare così tanto, esatto. Però abbiamo chiuso 130.000, più di 100x per domani, quindi è un gran bel torneo. Scipiamo sto torneo, sculiamo i massimi e poi ce ne andiamo a Miami, a sole, a faccia vostra. Dai, tra l'altro mi avevi detto proprio poco prima di incamerare altre chips, che tu tra i prossimi mesi diremo sei impegnato a fare altro, no? Sempre poche in realtà, esatto, ma in giro. Esatto. E diciamo che ho pensato che siccome qua sta diminuendo un po' il movimento pokeristico in Italia, ho pensato di andare un po' in America, così imparo meglio l'inglese, grindo un po' live e vediamo cosa viene fuori, insomma. Poi mi piace il caldo, mi piace giocare a beach, sono un po' sportivo, quindi mi tengo in forma, gioco e vediamo cosa viene fuori. Poi voglio andare anche all'Ossi Million e vediamo un po'. Magari un anellino. Tappa quindi Miami, Las Vegas, Australia. Miami un mese, Las Vegas un mese, Australia un mese. Poi sta mai scappi Venezuela o altre parti, però vedremo. Sì, ascolta, però lì vai a giocare più cash, immagino. Sicuramente sì, a Miami e Vegas sicuramente quasi solamente cash, a meno che non sia qualche bel torneo, però non ho proprio guardato perché voglio solo giocare cash. Invece là andrò a fare qualche torneo, probabilmente anche il main. Se riusciamo a tirarti via dalla spiaggia, sempre. Esattamente, no, ma sicuramente tutti i giorni spiaggia, poi a una certa ora quando forse fa buio allora vado a giocare. Così. Perché là so che abbiamo delle conoscenze comuni perse di quelli di Miami. C'è quell'Erica lì che la sta combinando, quella di Miami, quindi vediamo un po' cosa succede. Allora, buon viaggio, te lo farò più avanti. In bocca al lupo invece te lo posso fare già adesso. Crepi, speriamo bene. Ci vediamo domani, ragazzi. Grazie mille.